Luca, Pietro Rioncelli, Quotidiano Napoli. Tanta la delusione per un risultato che chiude qui la vostra stagione calcistica, ma che voto ti dai al tuo campionato? Sì, oggi c'è tanta delusione, tanto rammarico. Non so, faccio oggi in questo momento si fa fatica a vedere il bicchiere mezzo pieno, quindi direi un 6, 6 e mezzo. Giovanni Donnarumma, Vivicentro, quali sono state le difficoltà in questa gara nella quale da fuori è stato palese aver visto un approccio non giusto? Ma sull'approccio, forse fino ai primi 10-15 minuti, fino a quando hanno fatto con loro, sì, abbiamo fatto un po' di fatica, ma penso che ci hanno messo anche in difficoltà loro con uno schieramento, ci hanno un attimo sorpresi. Poi secondo me, una volta preso il gol, una volta preso lo schiaffo ci siamo un attimino ricompattati, abbiamo cercato di giocare come sappiamo e secondo me in parte ci eravamo anche riusciti, poi purtroppo non dovevamo prendere il secondo gol perché lì la partita è stata compromessa. Raffaele Izzo, Corriere dello Sport, possibile che la squadra sia arrivata a scarica agli spareggi dopo la rincorsa al quinto posto? Voi che sensazione avete avuto? Non lo so, sinceramente è difficile fare delle valutazioni. In questo momento non so se era una squadra scarica oppure magari troppa tensione con tanti giocatori che erano anche la prima esperienza nel playoff. Questo sinceramente non lo so. Quello che è sicuro è che oggi comunque non siamo stati la Juve Stabia del giorno di ritorno nel campionato. Ultima, Davide Soccavo, Stabia Channel. Credi che l'esito della partita abbia rispecchiato quanto visto in campo? Ti aspettavi una partita diversa? Ma oddio, sinceramente i primi minuti ci hanno un po' sorpreso, poi pensavo, forse poi anche il fatto che loro sono passati in vantaggio hanno pensato più a difendere che ad attaccare come logico che sia, quindi secondo me l'andamento della partita è stato dettato da questo, loro hanno segnato subito, quindi hanno pensato più a difendersi. Noi, secondo me, c'è il grosso rammarico oggi perché era la nostra portata e il secondo gol però purtroppo non dovevamo prenderlo e la partita era aperta, secondo me, quello ci ha tagliato le gambe e il risultato è stato compromesso lì. Grazie Luca. Grazie.